Mo e Nini ci raccontano la sana alimentazione. Ciao a tutti, sono Mo. Vi ricordate di me e dei miei amici del Popolo dell'Olio? Bene, la storia di oggi... Aspettatemi! Oh, vi presento la mia amica Nini. Adesso siamo tutti. La storia può incominciare. Ha! Quale storia? Dove state andando? La storia di oggi parla di come star bene mangiando bene. Cioè della dieta mediterranea. Wow! Lattughe, peperoni, fragole, albicocche, piselli, riso, orzo, arance, mele. Sai cosa hanno in comune tutte queste cose? Certo! Che sono buone! Non solo! Sono tutte di origine vegetale. Cioè, nascono dalle piante. Wow. È vero! Anche l'olio extravergine di oliva, che si fa con le olive. Certo! Tutti questi cibi nascono da un seme piantato nel terreno. Dai semi nascono tante piante diverse. Che poi fioriscono e dai fiori vengono fuori... Lo so! I frutti! Come pere, cocomeri e olive! Eh sì! Che contengono molte di quelle sostanze buone che ci servono per crescere bene. Ma perché coltivare così tante cose diverse? Fosse per me, mangerei solo pere e fragole. Io adoro le fragole. Sì, Nini, le fragole sono buone, ma non possiamo mangiare sempre la stessa cosa. Dobbiamo diversificare. Diversificare? Che parola difficile, Mo. Hai ragione. Cerchiamo di capire meglio allora semplificando un po'. Devi sapere che i cibi non sono tutti uguali. Ci sono frutta, verdura, ma anche pane, pasta, carne, uova. Già, e ognuno di essi ci fa bene in modo differente. È per questo che la mamma ci cucina sempre cose diverse. Ehi, Mo! Ma quali cibi dobbiamo mangiare più spesso? Per capirlo costruiremo una piramide alimentare. Una piramide? Ma non siamo mica in Egitto! Ma no, tranquilla! È solo un aiuto per capire come mangiare sano! Ecco come funziona! Cominciamo dalla base, composta da legumi, ortaggi, verdure... Frutta! Fragole, banane, pere, mele... Esatto! Che è bene mangiare più volte al giorno e di colore sempre diverso! Nella frutta e nella verdura si trovano tante cose buone, tra cui le fibre e le vitamine... A, B, C... Wow! C'è tutto l'alfabeto! Non proprio! Le vitamine sono i mattoncini essenziali per mantenerci in salute, come le proteine di origine vegetale di cui soprattutto i legumi sono ricchi, che svolgono un'azione importantissima per la nostra crescita. Ci fanno diventare grandi e forti, insomma! Grandi e fortenti! Sopra frutta, verdura e legumi ci sono i cereali. Pasta, pane, riso, orzo. Cibi ricchi di carboidrati, che danno energia al nostro corpo e vanno mangiati tutti i giorni. Ehi, Mo, non ti sembra che manchi qualcosa? E più in alto, pesce, uova, tutti alimenti sani e nutrienti, che bisogna mangiare almeno due volte a settimana. Eppure a me sembra che manchi qualcosa. Brava, Nini! La carne, che è ricca di proteine, un vero tocca sana per i muscoli. Wow, voglio farne una buffata! Eh no, la carne va mangiata al massimo due volte a settimana. Mentre i dolci solo in occasione delle feste. Più i cibi sono in alto nella piramide, meno andrebbero mangiati. Quindi per crescere sani bisognerebbe mangiare un po' di questo e un po' di quello. Esatto! Variare i cibi scegliendo alimenti di colori sempre diversi, bere molta acqua, non abbuffarsi, sono le regole base di una sana alimentazione. Ehi, Mo! Ma l'olio extravergine di oliva? Hai ragione! Stavo per dimenticare uno dei protagonisti della nostra storia. L'olio? Ma se è solo un condimento? Sbagliato! Ha invece un ruolo fondamentale nella nostra dieta perché è ricco di sostanze buone come i grassi. I grassi? Certo! I grassi sono delle incredibili riserve di energia che aiutano l'organismo quando ne ha più bisogno.
soprattutto quelli di origine vegetale, come l'olio. Basta non mangiarne troppi. Ti piacerebbe conoscerli? Sarebbe fantastico! Allora seguimi, dai! Arrivo! Benvenuta dentro l'olio extravergine d'oliva! Oh! Ecco i grassi! Oltre a darci energia, ci proteggono dal freddo e aiutano lo stomaco e l'intestino a lavorare meglio! Wow! I grassi compongono il 99% dell'olio extravergine d'oliva! Ma sono grassi vegetali! Sani, dunque! Non fanno male! Se non si esagera! Quelle sono molecole odorose! Sono talmente piccole e leggere da volare fin dentro al nostro naso! Sono loro a dare all'olio il suo odore caratteristico! Wow! E quelle invece chi sono? Vieni! La vitamina E è un antiossidante, cioè aiuta a proteggere le cellule del nostro corpo, quei mattoncini piccolissimi di cui siamo fatti, e le mantiene in salute. Che carine! Polifenolo in arrivo! Un altro antiossidante, ma molto potente! Ehi, dove vai? È grazie alle sostanze che hai appena conosciuto che l'olio extravergine d'oliva fa bene! Oh, wow! Usiamone un po' ogni giorno, da prendere a crudo per non alterarne gusto e qualità! Un grasso vegetale unico! Buono! Saporito! Ehi, non esagerare! È tanto ricco di gusto che ne bastano pochi cucchiai al giorno! Capito! E poi bisogna tenere uno stile di vita sano! Uno, due! Uno, due! Ehi, ragazzi! Corro anch'io con voi! Insomma, sono le regole base per crescere bene! Sana alimentazione, bere tanta acqua, movimento e una vita all'aria aperta! Star bene è una questione di equilibrio! Intendevo un altro tipo di equilibrio! Aiuto! Odore ottimo! Vuoi sapere da cosa è provocato? Allora dobbiamo andare al laboratorio! Ricordate! Ciao ragazzi! È qui che l'olio viene esaminato! Buono! Pizzica un po' però! Bene! È segno di buona qualità dell'olio! Anche il vostro olio pizzica! Sono i polifenoli a determinare il sapore amaro e pungente! Più ce ne sono e più l'olio è buono e fa bene! Ma scusa, Mo! Anche i colori sono così diversi! Guarda, questo è verde, questo è color oro! Questo è limpido, mentre quest'altro è torbido. Vuol dire che hanno qualità diverse? No! La qualità non è determinata dal colore, né dalla limpidezza. Il colore è dato dal tipo di oliva utilizzata e da quando è stata raccolta. Se è torbido, invece... Vuol dire che non è filtrato? Proprio così, Nini! L'impasto di olive viene mandato alla centrifuga. Oh! Ricordate quel macchinario simile alla lavatrice della mamma? Qui l'olio viene separato dalle goccioline d'acqua e dai pezzettini di olive, ma molte rimangono, dando all'olio un aspetto un po' torbido. È un olio eccellente, può essere già imbottigliato, ma va consumato entro pochi mesi. E perché? Perché le goccioline d'acqua e i residui della polpa, col tempo, si rovinano e cambiano il sapore e la qualità dell'olio. Ah, ho capito! Ecco perché è preferibile filtrare l'olio extravergine d'oliva dopo la centrifuga! Ecco, così va molto meglio! Certo, perché filtrandolo otteniamo un olio limpido che non ha perso né sapore né qualità e che dura fino a 12 mesi dall'imbottigliamento! Wow! È fantastico! Ma va conservato bene in un luogo fresco e buio! E ben tappato! Insomma... L'olio extravergine di oliva è al centro della dieta mediterranea. Usatene un paio di cucchiai al giorno come condimento. Mangiate cose diverse, bevete molta acqua e state in movimento e all'aria aperta. Ecco la ricetta per uno stile di vita sano. Ciao ragazzi e buon appetito! Ops! Alla prossima! Per Monini è fondamentale garantire la qualità del suo olio extravergine di oliva.
Per questo sceglie solo le olive migliori, raccolte e lavorate al momento giusto. Praticamente una vera e propria spremuta di olive, dal sapore e dalle qualità uniche. Che si sposa perfettamente con gli altri alimenti della dieta mediterranea. Ciao ciao!